Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con il nostro ospite di oggi sarà il dottore medico Valerio Solari e parleremo di come invecchiare bene e sani. Allora, io ho avuto dei problemi tecnici, non mi funziona il wifi, è così. E adesso invito Valerio, sono molto felice, parliamo di questa diretta da un sacco di tempo. Allora, invitiamo Valerio. Valerio, ti ho mandato l'invito. Speriamo che funzioni. Ah, fantastico. Ok. Ciao, buongiorno a tutti. Sto meglio, dai, vedete? Un po' meglio. Wow, col camice verde Buongiorno, sì, addirittura. mi levo quello bianco, rimango basta con questo, stavo pensando che in effetti fa ancora caldo. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno Valerio, che piacere, grazie mille di questo tempo che ci dedichi. È un piacere mio, guarda, io seguo spesso, come sai, le dirette che fai perché mi viene comodo nell'orario di pranzo, quindi per me è un piacere essere qui. Grazie. E allora, Valerio, prima di tutto le mie tre domande di rito. Chi sei? Che cosa fai e perché lo fai? Allora, io sono un medico che si occupa di medicina, diciamo, viene chiamata anti-aging, anche se in realtà la definizione che ormai è sempre più acclarata e corretta sarebbe healthy aging, cioè invecchiamento in salute. Mi occupo di medicina preventiva, di nutrizione, di nutraceutica, mi occupo poi anche un po', ultimamente sto approfondendo molto il discorso anche della terapia bioidentica, insomma. È tutto un mondo veramente estremamente affascinante. E perché lo faccio? Perché è quello che dico sempre in fondo ai miei video, sono davvero appassionato di questi argomenti ed è la sincera verità perché io sono sempre stato un po' un nerd, un secchione, io sono appassionato proprio dello studio di tutti questi argomenti ed è una cosa sicuramente utile perché mi diverto, mi piace, mi appassiono e senza assolutamente presunzione. Utilizzo anche un po' tutto questo per cercare di aiutare, dare il suggerimento giusto, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di tuoi follower pazienti qui in diretta che ti fanno un sacco di complimenti. E ascolta, tu sei medico, giusto? Yes. E già questo è molto interessante. Quindi cioè la cosa positiva è che non tutti i medici hanno una visione antiquata, ma ci sono anche medici che hanno una visione Sì, aggiornata combatto di tutti i giorni contro questa visione antiquata, come la dici tu, la quanto. visione del farmaco, la visione della medicina generalista, tradizionale, del sintomo, del tarpare le ali al sintomo. Non sono io il più grande pioniere della medicina, tanti medici, per fortuna anche molto, molto più bravi e autorevoli di me, si stanno sempre di più interessando a quello che invece è la vera medicina, cioè la medicina della prevenzione, la medicina della salute, il non ammalarsi, non doverli prendere i farmaci, non doverli scrivere a tutti i costi per forza. Questo è un po' uno dei miei mantra che ripeto spesso nei miei video. Che bello. C'è speranza, ragazze, c'è speranza. Allora, domanda importante. Tu ricevi dove, come ricevi anche online? Sì, io faccio quasi solo attività online come video consulti. Ho un sito che è valeriosolari.com che proprio combinazione ieri ha aperto, lo giuro, non è fatto apposta. Proprio ieri abbiamo deciso di riaprire le agende che vengono chiuse periodicamente per andare appuntamenti a 6 mesi perché potrebbe essere un po' deludente. Ho anche uno studio fisico, però il grosso è soprattutto online, proprio perché comunque grazie ai profili social, come tanti altri professionisti, abbiamo la possibilità di raggiungere tante persone in tutta Italia e non solo. Io faccio anche qualche visita serale per vari fusi orari diversi, quindi insomma ci sono delle potenzialità enormi per fortuna e possiamo raggiungere tutti, ecco. Cioè, tante volte diciamo che i social sono negativi, però in realtà ci sono tanti aspetti positivi, dipende sempre come si usano gli Come si usano strumenti. Se... le fonti che uno sceglie, naturalmente. Sì. Però il tuo studio fisico dov'è? A Chiavari, in provincia di Genova, una cittadina bellissima, anzi, quando vorrai o quando qualcuno vorrà, è un posto da cui non mi sono mai allontanato, ci ho sempre vissuto e ci sono sempre stato.
No, bellissimo. E lì siete in un po', no? Perché c'è in Liguria ci sei tu, c'è Valerio Rosso, giusto? C'è. A 50 metri di distanza, tra l'altro. Ok, c'è anche il mitico, adesso non mi viene il nome perché non sono molto in forma, come potete vedere da questo bozzo. Mitico E, Balducci, bravo, probabilmente. il mitico Balducci, insomma, siete in un po'. Sì, diciamo che è più dovuto forse alla casualità il fatto che siamo tutti così vicini. Ce ne sono anche altri che citerei, ma adesso non voglio fare un elenco lungo di colleghi. E effettivamente, o è forse un po' l'area di mare, non lo so, però effettivamente abbiamo. Tant'è vero che quest'estate ho organizzato una cena a casa mia, una cena YouTuber, con alcuni amici, colleghi, proprio per anche confrontarci sulle nostre esperienze. È stato carino, insomma. Bello. Quindi l'argomento di oggi, cioè, è invecchiare bene e sani, ok? Ti farei una domanda, cioè la domanda è che cosa ci fa invecchiare? Immagino che ci sia una componente probabilmente genetica, cioè siamo programmati, no, per invecchiare perché invecchiano anche tutti gli animali, quindi cioè, siamo evidentemente c'è cioè, un programma, giusto, di senescenza. Assolutamente, si chiama esattamente così, brava, senescenza, ci sono diverse teorie alla base della senescenza, è purtroppo ad oggi impossibile arrestare questo processo e molto probabilmente lo sarà sempre. Il concetto base, diciamo, della medicina anti-aging o healthy aging, come vogliamo chiamarla, è non tanto fermare questo processo perché è inarrestabile, purtroppo questa è una triste verità, ma è così, ragazzi. L'obiettivo principale è quello di un po' rallentarlo, ma neanche rallentarlo è così facile. Il concetto base è non accelerarlo, perché noi, grazie a tantissimi comportamenti, a tantissime strategie, possiamo non avvicinarci più velocemente a quello che possiamo definire un precipizio, diciamo. Il concetto base è conoscere un po' gli aspetti che sono da controllare, da evitare. Le nostre funzioni da coccolare, certi alimenti, certi stili di vita. Io baso tutto, naturalmente, quasi tutto il mio lavoro su proprio la medicina dello stile di vita, fondamentalmente perché la prevenzione si effettua soprattutto tramite comportamenti dello stile di vita, e questo non mi sono inventato niente, naturalmente. Poi, per quanto riguarda l'invecchiamento, ci sono tante motivazioni, ci sono i fattori genetici, ma ormai è molto risaputo che la genetica conti poco in tutto questo, perché io parlo spesso nei miei video di epigenetica. L'epigenetica è, diciamo, la branca della medicina che si occupa proprio dei cambiamenti che possiamo fare noi sull'espressione del nostro codice genetico per avere dei cambiamenti positivi, per magari favorire la produzione di una determinata proteina o ridurre la produzione di un'altra determinata proteina, magari dannosa. C'è tutto il discorso dei radicali liberi, dell'ossidazione, dello stress ossidativo. Si parla di endocrino senescenza, cioè l'invecchiamento dovuto al calo della produzione dei nostri ormoni. C'è la teoria molto affascinante, che non è più ormai una teoria, ma una certezza, quella dell'inefficienza della telomerasi, che è un enzima che agisce sul DNA, cioè praticamente un accorciamento dei telomeri, e questo riduce le capacità riparative del nostro DNA. Il nostro DNA deve essere costantemente riparato per evitare errori e replicazioni non, diciamo, fisiologiche. Questa è la base di tante brutte malattie, purtroppo. Poi c'è naturalmente il discorso, chiamiamolo, dell'usura temporale, quello inevitabile, purtroppo lo scorrere del tempo. E poi abbiamo naturalmente, poi adesso non voglio fare tutto il pippone sulle teorie, però c'è anche l'immunosenescenza, cioè noi perdiamo funzionalità nel nostro sistema immunitario. E in generale il concetto base anche un po' riguarda l'inefficienza proprio della riparazione dei nostri processi che normalmente si hanno a una certa età e con l'età si vanno a perdere. Io punto tantissimo nel mio lavoro, senza fare tutti questi pipponi ai miei pazienti, per fortuna, punto tantissimo sul discorso di stress ossidativo, infiammazione, in particolare infiammazione cronica di basso grado, che è veramente un argomento estremamente importante, come dico sempre, il terreno ultra fertile in cui si possono sviluppare tantissime patologie. Purtroppo parlo spesso di glicazione, cioè
del legame dello zucchero in eccesso nel nostro sangue a determinate proteine e anche lipidi. Poi parlo anche naturalmente di quello che possono essere strategie per evitare tutto questo. Poi è tutto assolutamente però questo da personalizzare. Un altro mio mantra è quello di fare un percorso tailor-made, sartoriale, su misura, perché non esiste la dieta per tutti, la terapia per tutti, gli integratori per tutti, nonostante me lo chiedano continuamente, ma esiste la dieta per ognuno di noi, il piano, diciamo, di stile di vita personalizzato per ognuno di noi, eventuale integrazione e supplementazione, anche questa su misura per ognuno di noi. Quindi non è un caso se insomma, questo tipo di approccio medico richiede tempo. Richiede tante informazioni, richiede tanti esami. Io faccio fare degli esami naturalmente prima dell'incontro, specifici anche quelli, perché mi faccio mandare tutta l'anamnesi delle persone. E poi si lavora anche un'ora, un'ora e mezza, dipende dalle situazioni. Cioè, l'idea della medicina tradizionale per cui si ha 10 minuti di tempo per gestire una persona è purtroppo fallimentare, ma questo è da molto tempo. Ma non è neanche colpa dei medici, la colpa è di altre persone, naturalmente, che dicono ai medici che devono fare le visite in 10 minuti, ma lascerei questo argomento già da Sì, parte. inutile, no? Inutile. Senti, però, allora, concordo su questo approccio personalizzato, però immagino che ci siano dei comportamenti o delle azioni che siano benefiche per tutti. Assolutamente, noi possiamo parlare di concetti generali che riguardano tutti, perché se diciamo che per esempio il fumo deve essere eliminato da chiunque, diciamo una banalità, ma questo vale per chiunque. Le sigarette dovrebbero essere spedite nella parte più remota dell'universo. Io sono certo che l'abitudine al fumo verrà, nonostante i vari interessi, verrà eliminata nelle prossime generazioni. C'è addirittura in Nuova Zelanda e anche inizialmente negli Stati Uniti un progetto di legge per impedire l'acquisto di sigarette per i nati dopo il 2009, nel Regno Unito, per esempio. Questa è la direzione da seguire, così come anche un concetto fondamentale che non può essere valido che per tutti, può essere valido assolutamente per tutti, è quello dell'attività fisica. Un altro dei miei pallini, non esiste essere umano che non sia stato progettato per muoversi. Noi ci evolviamo da tutta una serie di migliaia e milioni di anni in cui tutti i nostri antenati si sono sempre dedicati al movimento, ma non perché andavano in palestra a fare i bicipiti davanti allo specchio, ma perché dovevano sopravvivere. Appartengo a una società medica che si chiama Associazione Medici Italiani Evoluzionisti e il concetto dell'evoluzione è estremamente fondamentale quando parliamo di salute e quando parliamo di prevenzione e di medicina per un invecchiamento salutare, perché la nostra specie animale si è evoluta con determinate regole in determinati ambienti e se noi non rispettiamo queste cose qua, andiamo contro quella che è un po' la nostra natura. Tutto il concetto anche di seguire determinati stili alimentari, l'attività fisica, è tutto secondo natura, come viene detto. Cioè noi siamo degli animali fatti per vivere in questo modo. Noi non ci siamo evoluti abbastanza velocemente per sopportare, ad esempio, i carichi di stress a cui siamo sottoposti ormai tutti, alle scadenze che dobbiamo tutti rispettare, a tutti gli impegni, la competizione continua a cui siamo sottoposti, non appartiene alla nostra specie animale. Ed è per questo che la maggior parte delle persone a cui faccio un test del cortisolo, per esempio, c'è un'alterazione di questo test. Il cortisolo è l'ormone dello stress. E uno dei test che utilizzo più spesso insieme ad altri tipi di test ormonali. Noi non ci siamo evoluti abbastanza velocemente per utilizzare una strategia alimentare con un 60-70% di carboidrati raffinati in particolare. Il nostro corpo non è fatto per questo ed è per questo che le malattie cosiddette del progresso, in realtà, questa malattia del progresso è un ombrello, una puttanata, scusa la parola, per definire quello che in realtà è una serie di patologie derivanti da una serie di comportamenti che generano un disadattamento nel nostro corpo. Noi non siamo fatti per seguire queste regole alimentari,
non siamo fatti per stare tutto il giorno col sedere sul divano, diciamo così. Siamo fatti per muoverci, per mangiare in un certo modo, per mangiare anche magari con dei digiuni a volte, quindi non vuol dire per forza noi abbiamo un'abbondanza calorica mostruosa a disposizione. Negli Stati Uniti vengono prodotti ogni giorno abbastanza cibo per soddisfare 4.000 calorie al giorno per abitante. Quindi questa è un po' la problematica a cui andiamo incontro. Poi vabbè, adesso mi fermo perché potrei andare avanti. Tendo a perdermi, tendo a dilungarmi come forse hai Non ti notato. preoccupare, no, no, interessantissimo. Io facevo una riflessione, no, sulla questione dei carboidrati, perché se noi guardiamo alla generazione, per dire, dei miei nonni, no, o dei bisnonni, il problema del diabete, cioè di tutte queste malattie legate al metabolismo, cioè a un cattivo metabolismo del glucosio, non erano così presenti come sono adesso. E riflettevo però sul fatto che la loro vita era fisicamente molto più attiva e pesante. E quindi, cioè, probabilmente, la mia ipotesi è chiaro, cioè, il carboidrato è stato fondamentale nell'evoluzione umana perché ci ha permesso di creare le civiltà, di specializzarsi, eccetera, eccetera, no? Cioè, ci siamo trasformati da nomadi, cacciatori, raccoglitori, ci siamo fermati, cioè, c'è un bellissimo. Cioè, non so se tu hai mai letto lo studio di Lauren Corden, Cereal e Double-Edged Sword, bellissimo, no? Sì, Perché si lui basa dice, su. cioè, È un po' la base di tanti altri studi sì, successivi in cui esatto. fondamentalmente c'è una forbice che separa il pre e il post agricoltura fondamentalmente, e noi comunque abbiamo sempre avuto negli ultimi tempi la possibilità di mangiare anche questo nutriente. Ricordo, è un po' anche questa ormai una banalità, abbiamo acidi grassi essenziali, proteine essenziali, non aminoacidi essenziali, non abbiamo carboidrati essenziali. Il carboidrato ci serve per, diciamo, energia di rapido uso, ci serve, per accumulare energia prima dell'inverno. La natura, che nulla fa a caso, metteva i frutti maturi a fine estate, noi eravamo matti quando trovavamo i nostri antenati, in realtà. Vedevano i frutti maturi, eccetera, che bello, a scorpacciata, ingrassavano. E non ingrassavano perché mangiavano grassi, ma per questo motivo qua, e poi erano più pronti per, diciamo, l'inverno. Questo è spesso magari oggetto di qualche battutina, sì, ma non siamo nel paleolitico, però fondamentalmente è inutile pensare che siamo stati messi come delle pedine sulla Terra, come qualche teoria determinista ci dice. La teoria evoluzionista è quella che rispetta un po' di più, naturalmente, quello che è la scienza, senza citare i mostri sacri di tutto questo. Però chiaramente, correggimi se sbaglio, è chiaro che se una persona ha una grossa muscolatura e una vita attiva, si muove molto, gestirà meglio un eccesso di carboidrati, giusto? Certo, assolutamente, perché dal punto di vista metabolico, come dicevo prima, il carboidrato di per sé, il glucosio, chiamiamolo così, è utile proprio soprattutto per un consumo, un dispendio energetico, proprio perché è pronto all'uso. Non a caso nel nostro corpo, nel momento in cui c'è un impegno fisico, viene prodotto immediatamente proprio a livello muscolare, a livello del fegato, con la reazione della gluconeogenesi, eccetera. Noi siamo capaci di generare zucchero nel nostro corpo. Non è necessario introdurlo. L'introduzione può essere un di più, magari per un esercizio, per esempio, di resistenza, o comunque per un esercizio lungo, può essere appunto un carburante in più, anche se comunque viene associato di solito anche naturalmente ad altri nutrienti o comunque ad altre molecole. E io ci metto sempre anche un po' di sale, che è un po' una cosa qui che tengo sempre a specificare. Non fa male il sale? Sul sale ho fatto. A proposito di pipponi, ho fatto un pippone di 40 minuti su YouTube raccontando un po' tutte le motivazioni relative al fatto che il sale non è il mostro, il demone che ci vogliono far credere da tanti anni,
ma è un nutriente fondamentale per la nostra salute. Non mi dilungherò adesso su tutta questa storia qua, perché appunto il video dura 40 minuti, non vorrei annoiare te, Elena, ma anche chi ci ascolta, Quindi, però però hai lo possono inserito. trovare sulla tua pagina YouTube, giusto questo Sì, video? assolutamente, ho un canale YouTube in cui appunto se volete farvi del male potete trovare No, questo ma bellissimo video. noi, guarda, cioè, le persone che ci seguono sono tutte persone, altrimenti non ci seguirebbero, cioè, capito, è una cosa, è logica. Curiose e che hanno voglia di aumentare la loro conoscenza. Quindi sicuramente, quindi il tuo canale su YouTube, vanno su YouTube, mettono Valerio Solari e trovano il tuo canale. Altrimenti sul tuo sito valeriosolari.com ci sono tutti i Semplicissimo. link, giusto, Sono tutti i immagino. link, tutte le varie informazioni. Saluto al volo alcune che mi stanno salutando. Adesso non stavo vedendo le domande. Seguo Luana, saluto Luana, saluto Marianna e tutti quelli che mi hanno salutato prima. Adesso sono per Dici educazione. due parole quindi sul sale. Allora, il sale fondamentalmente potrei citare, a proposito, visto che parlavamo di zuccheri e carboidrati, una cosa interessante del sale è che se viene a mancare può dare tutta una serie di problematiche. Il sale, il sodio, parliamo naturalmente del sodio, si può misurare nelle analisi, ma non è che se abbiamo un 136, il range è 135-145 in media, secondo la maggior parte dei laboratori. Un 136 di sale, di sodio è basso, e avere un sodio basso fa sì che ci sia un'iperproduzione, per esempio, guarda un po' di insulina. E perché c'è l'insulina aumentata con una scarsità di sodio? Perché l'insulina trattiene sodio a livello renale. E perché allora questo sodio è così importante, per esempio, nel discorso di glicazione, di glicemia, eccetera? Perché avere un basso apporto di sale può favorire un'iperinsulinemia, un'insulinoresistenza. E anche una cosa interessante è che se abbiamo poco sodio, il nostro corpo, che è una macchina, potrei dire, perfetta, dice: ma perché dovrei eliminare sodio facendo attività fisica? Io non voglio fare attività fisica, quindi una carenza di sodio stimola anche una sedentarietà, e se sei sedentario ti aumenta pure l'insulina, cosa succede? Diventi un po' più sovrappeso, diventi obeso. E hai sempre più voglia di mangiare dolci, cioè si innesca tutti quei meccanismi che portano a una sindrome metabolica in alcuni anni. Per carità, non è che non c'è il sale e lieviti così, come ho fatto in un video che è molto piaciuto, ho messo un cartone con un pesce palla che fa così. Non succede questo, però è tutto un circolo vizioso, purtroppo, che si autoalimenta e può portare negli anni a tutte queste problematiche. Il discorso naturalmente sarebbe molto più lungo, l'ho riassunto, poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il concetto è quello. Chiedo una cosa, perché l'ho ascoltato l'altro giorno in una lecture, non mi ricordo di chi, questa cosa che hai detto che l'insulina, cioè l'insulina alta aumenta la ritenzione renale di sodio, giusto? In realtà è il contrario, una scarsità di sodio aumenta la produzione di insulina perché l'insulina aiuta a trattenere sodio. Vabbè, cioè è un circolo, Sì, giusto? certo. Ok, e quindi scusami, tanti medici dicono: ah, hai l'ipertensione, diminuisci il sale. Allora, questo è un discorso interessante perché io ho parlato proprio anche di questo, circa l'85-90% delle persone sono insensibili all'effetto del sale per quanto riguarda la pressione arteriosa. E anche chi ha una preipertensione, una buona parte, trovate poi tutta la. Io ho un sito, appunto nel mio sito c'è tutta la bibliografia naturalmente di quello che dico, non me lo sono inventato, anche perché ci ho messo molto tempo a produrla, quindi ci tengo a dirlo. E la maggior parte delle persone anche con una preipertensione sono insensibili all'effetto del sale, anche chi è iperteso è insensibile all'effetto del sale per una buona percentuale. Il problema è, come dicevo prima, la natura non ama gli eccessi. Se noi diamo 6 kg di sale a una persona, è ovvio che ci saranno delle problematiche, ma noi abbiamo, dal punto di vista renale, la capacità di eliminare circa 1500 grammi al giorno di sale, per cui possiamo eliminare circa 700-800 grammi di sodio al giorno. Volete dire che se mangiamo un cucchiaino di sale in più non siamo in grado di eliminarlo? Vi assicuro che non è così, a meno che non abbiate un problema renale, naturalmente.
per cui il nostro corpo è eccezionale nella gestione del sodio e la cosa interessante è anche che noi abbiamo un meccanismo feedback negativo per quanto riguarda il sodio. Se noi ne mangiamo troppo non lo vogliamo più vedere, abbiamo una repulsione nei confronti del sale e del sodio, che è il contrario invece del feedback positivo che abbiamo invece col glucosio. Il glucosio ci tende a far venire ancora più voglia di glucosio, cioè il dolce ci fa venire ancora più voglia di dolce. Perché riusciamo a mangiare mezzo pacco di biscotti e non riusciamo a mangiare 600 grammi di pollo, per esempio, col sale? Perché dopo un etto o due non ce la facciamo più. Poi c'è anche il discorso calorico, ma è un altro discorso. Però questa è un po' la fregatura. Noi ci siamo evoluti col desiderio folle di mangiare gli zuccheri, proprio perché ci servivano. Oggi non ci servono più così tanto. Cioè ci servono, ma abbiamo un'iperabbondanza e poi Certo. sono buoni. Cioè io vivrei di pizza, lo confesso qua in diretta, vivrei di pizza, ma più o meno quasi tutti vivremo di pizza. Ma io da giugno ad oggi ne ho mangiate due. Io seguo molto attentamente un po', ma perché è uno stile di vita, non è un concetto, non è una dieta, è Come uno mangi stile di vita. tu? Stavo dicendo, sì, infatti io utilizzo un regime a basso introito di carboidrati, che è il sistema migliore per gestire tutti gli equilibri per quanto riguarda la mia persona, perché questo non è ovviamente la panacea di tutte le diete o le alimentazioni. Io posso seguire questo tipo di alimentazione, in realtà come quasi tutti, e è un sistema anche che ti, come dicevo prima, equilibra i sistemi della fame, non ti fa venire la voglia di mangiare a metà mattina, non ti dà il buco alle 11 a mezzanotte, ti dà magari, a me dà anche una maggiore concentrazione, non mi fa venire l'abbiocco. Cioè, adesso non voglio fare un elenco di cose che tu, Elena, conosci benissimo, probabilmente anche tante persone che ci seguono, però è una strategia, visto che parlavamo anche di anti-invecchiamento, molto utile anche da questo punto di vista, perché una delle cose fantastiche un po' di questo tipo di alimentazione, di questo stile di vita, in realtà, come lo dico, io lo propongo a una discreta fetta di pazienti, proponendolo come uno stile di vita, non come un percorso di sacrifici, eccetera. A me arrivano diete, persone con diete di 45 pagine con scritto 100 grammi di questo, 200 grammi di quello, 100 grammi di quella cosa che probabilmente si è estinta al secolo scorso, perché spesso sono fotocopie di fotocopie di fotocopie. È tutto un concetto superato, anche il discorso della caloria, calorimetrico, è tutto superato. Chi segue un po' questo tipo di alimentazione non ha necessità di pesare nulla spesso. E in più, stavo dicendo, un discorso in ottica invecchiamento sano, c'è una riduzione dell'infiammazione, c'è una riduzione della glicazione, che sono due aspetti che favoriscono molto l'invecchiamento, e soprattutto la glicazione favorisce molto la neurodegenerazione. La glicazione, forse l'avevo già detto prima, è la reazione che si verifica con il glucosio e alcune molecole, alcune proteine e lipidi del nostro corpo, soprattutto a livello del sangue, ma anche dei tessuti. E questo rende queste proteine o lipidi inutilizzabili, si formano dei complessi che si chiamano AGE o AGE, il caso vuole che si chiamino come età in inglese. Questi complessi sono deleteri nel tempo, si accumulano e si accumulano anche a livello dei nostri neuroni. Non è un mistero ormai che la neuroinfiammazione porti a neurodegenerazione e a malattie come Parkinson e Alzheimer. Utilizzare anche in questo regime alimentare, insieme naturalmente ad un'altra serie di strategie dello stile di vita, fa sì che ci sia un'enorme prevenzione su tutto questo, magari associato anche a una nutraceutica specifica, a seconda del caso, eccetera. Però possiamo davvero fare tantissimo con le nostre capacità, abilità, senza sperare che non ci sia Zeus che ci tira il fulmine sulla testa e siamo stati sfigati. Ecco, la sfiga non esiste, ma come anche non esiste, ragazzi, il sistema sanitario, che se ne parla tanto, se ne parla tantissimo e male purtroppo, il sistema sanitario siamo noi, cioè ognuno di voi ha il proprio sistema sanitario, è questo che deve entrare un po' nella testa, è questo su cui rompo le scatole con i miei pazienti, cioè siamo noi che dobbiamo gestirci, non sperare che un giorno non ci ammaliamo, dobbiamo affidarci alle cure di chissà chi. Scusa, Però hai ragione, mi no, dilungo. no, no, va benissimo, hai ragionissima, però c'è un problema, Valerio, perché noi sosteniamo una cosa, ok? Noi diciamo, ah, fa bene mangiare
un limitato Sì, quantitativo non a di carboidrati. tutti, ma proprio per un discorso anche evolutivo è corretto dal punto di vista anche proprio preventivo, ormonale, eccetera. Sì, anche perché se no altrimenti non avremmo sette ormoni che alzano la glicemia e uno solo che la abbassa, no? Cioè, non è Certo. difficile. Cioè, se tu guardi la biologia è abbastanza evidente questa cosa. Quindi, però, la gente guarda, ascolta e dice, ok, loro dicono di mangiare pochi carboidrati e un buon quantitativo di proteine. Credo che anche tu sia pro le proteine animali, o no? Assolutamente, ricordiamo sempre anche un discorso di grassi, perché in questo tipo di alimentazione si aumenta, si dà un giusto apporto proteico, perché quello molto spesso è ridotto, invece si fa a seconda della persona, del sesso, dell'età, patologie, non patologie, eccetera, un mediamente 1,2-1,5 grammi chilo di proteine. Se fai un'attività fisica, comunque un agonismo, aumentiamo anche a 2 e anche qualcosa di più grammi chilo. È per questo anche che si parla sempre di personalizzazione. E poi si aumenta un po' in generale la quota di grassi, ma la quota di grassi che noi possiamo mangiare, a proposito di demonizzazione del sale, ci hanno demonizzato i grassi, ci hanno demonizzato le uova, ragazzi. Questa non è una mia frase, ma sono il fantastico multivitaminico che ci offre madre natura. È vero, non voglio dire parolacce, è vero, perché sono concetti che devono entrare, porca miseria. Come si fa a dire nel 2023 a un diabetico di non mangiare le uova e mangiati la fetta biscottata col velo di marmellata? E però è questo, vedi Valerio, cioè noi diciamo mangia pochi carboidrati, mangia giuste proteine che per tante persone sono, cioè c'è una fascia di persone che pensa che sia una dieta iperproteica, mangia giusti grassi e dall'altra parte invece dicono ma no, mangia il 60% di carboidrati che fanno tanto bene. E allora la gente è confusa. Eh sì, ma questo posso dirlo, sono delle grandi stronzate, perché bisogna ricordarsi sempre quello che ci dice la nostra fisiologia. Io punto tanto anche su questo nel cercare di illustrare un po' una persona, qual è il percorso giusto da seguire. Noi dobbiamo ascoltare un po' quello che è il nostro bisogno, innanzitutto fisiologico e biologico, e poi ascoltare un po' le nostre sensazioni. Se tu ti mangi la pasta asciutta a mezzogiorno e poi non riesci a non fare il pisolino e poi la notte non riesci a dormire, quale potrebbe essere la soluzione al tuo problema? Prenderti i sonniferi la sera, come fa la stragrande maggioranza delle persone anziane e si rincoglioniscono con tutte queste benzodiazepine? O forse fare un pranzo in cui non ti viene l'abbiocco, non dormi dopo il pomeriggio e fai un sonno riposante e naturale, non farmacologico, perché è diverso il sonno naturale da quello farmacologico, e quindi ti eviti un farmaco? Non sarebbe forse la cosa più giusta? Io lo penso così. Assolutamente d'accordo con te. Comunque, torniamo, perché tra me e te andiamo fuori tema in un attimo. Allora, torniamo al nostro argomento. Invecchiare bene e sani. Quindi, alimentazione. È molto probabile che per la maggior parte delle persone un'alimentazione low carb possa essere ottimale. Low carb, allora ragazzi, non c'è una definizione di low carb, dipende da tanti fattori, dipende dalla salute metabolica della persona, dipende dalla quantità di massa muscolare, dipende dalla quantità di allenamento. Quello che però posso dirvi è che il dottor David Unwin in Inghilterra mette i pazienti diabetici in remissione, diabete di tipo 2, con 130 grammi di carboidrati al giorno, quindi neanche pochissimi, perché il suo protocollo prevede 130 grammi di carboidrati. Poi dipende da ognuno. È chiaro che se fossimo tutti magri, senza insulino resistenza, con una bella massa muscolare e facessimo tutti i giorni una passeggiata o dell'allenamento di resistenza, probabilmente non ci sarebbe problema, ma visto che la situazione non è questa, è molto probabile che una dieta low carb possa essere ottimale per tutti quanti. Poi, allenamento, giusto? Assolutamente, stavo scrivendo qua, ma non riesco perché No, vabbè. dopo facciamo una Una session. session di Sì, domande, ok. ci dedichiamo alle domande. Allora, Allenamento tu discorso. che, perché tipo di, cioè, qual è un buon allenamento anti-aging? Perché mi viene da dire che quando ci si allena troppo creiamo infiammazione e stress nel corpo, o sbaglio?
Non sbagli, noi dobbiamo raggiungere quello che si chiama eustress, che non vale solo per quello che riguarda lo stress mentale, ma vale anche un po' come concetto di stress in generale del nostro corpo. Noi possiamo immaginare una curva in cui abbiamo una sedentarietà, abbiamo i massimi benefici del sedentario, massimi benefici dell'attività fisica, troppa attività fisica, ritorniamo in uno stato infiammatorio, in uno stress ossidativo. Quindi noi dobbiamo riuscire a fare l'attività fisica giusta per ottenere il massimo beneficio da tutte le meraviglie dell'attività fisica. Recenti studi identificano addirittura i muscoli come degli organi endocrini, addirittura che rilasciano delle sostanze benefiche grazie all'attività fisica, eccetera, al di là di tutte le endorfine. Però è giusto fare quello che ci permette il nostro corpo. Un maratoneta che se ne dica avrà sempre un enorme stress ossidativo perché è troppo, perché non segue la fisiologia, un sforzo così eccessivo per la nostra natura umana. Quindi si andrà incontro a uno stress ossidativo, che è lo stesso che si ha molto probabilmente, seconda delle situazioni, con una sedentarietà. La prima terapia, e qua lo dico nei miei video e mi fa piacerissimo ripeterlo anche adesso, la prima terapia contro l'invecchiamento, contro il dolore, contro l'infiammazione e mille altre cose è l'attività fisica. Poi si parla di tante altre cose, ma l'attività fisica è immancabile. Ma l'attività fisica come deve essere? Non è che vado a fare la camminatina, c'ho 50 anni. Dottore, ma io cammino, faccio 10.000 passi al giorno. E io gli rispondo sempre, sì, ma lei scusi, a 50 anni ce n'ha 90. Cioè, a 50 anni facciamo anche qualcos'altro. Bisogna dedicarsi anche a diversi tipi di allenamento. Allora uno dice, ma andare in palestra non mi piace. Ora non è che devi andare a fare Hulk davanti allo specchio. Io lo faccio e non sono Hulk, ma lo faccio perché voglio allenarmi. Però non è solo un allenamento di forza, si può allenare anche la resistenza, quindi allenamento aerobico, si può fare corsa, si può fare bicicletta, nuoto, quello che ti piace, uno sport che ti piace, possibilmente non il calcetto il mercoledì sera che ti rompi un ginocchio, ma qualcosa magari di meno traumatico. Bisogna considerare anche altri aspetti in ottica anti-invecchiamento, perché cos'è che perdiamo invecchiando? L'equilibrio. L'equilibrio va allenato, si può allenare. Da Decathlon, senza fare nomi commerciali, trovate una pedana tipo a 10 euro che si mette per terra, una pedana instabile, e voi, non dico tutti i giorni, vi mettete su questa pedana e cercate di stare in equilibrio. Questo è un allenamento di equilibrio. Mi sa che Elena è andata a prenderla, brava! Ma non parliamo insieme io e te a caso, esatto, una cosa del genere. L'allenamento dell'equilibrio è fondamentale, ma l'allenamento anche della flessibilità è fondamentale, perché cosa perdiamo anche invecchiando la flessibilità? Perché c'è il vecchietto, non dico che riesce a fare la spaccata, ma riesce a muoversi bene, e c'è il vecchietto che è così, che non riesce quasi a muovere le gambe, anche per un discorso di flessibilità. Allenare la flessibilità è importantissimo. Allenare poi anche la coordinazione è molto importante, perché noi non ci pensiamo, ma camminare è un'attività complessa per il nostro cervello, con tutta una serie di meccanismi, una serie di muscoli che si contraggono e si decontraggono. Questa coordinazione si può perdere, si perde purtroppo nel tempo. Allenare la coordinazione, cioè fare più task insieme, è anche quello utile. Poi bisogna considerare anche in generale tutto il beneficio anche per l'apparato cardiovascolare, cardiocircolatorio, cioè l'allenamento, anche quello va personalizzato naturalmente, ci sono anche lì delle regole che vanno bene per tutti naturalmente, però non è che fare 6.000 passi al giorno, allora fai attività fisica. Ripeto, facciamo i novantenni quando avremo 90 anni, e io spero a 90 anni di fare ancora qualche pesetto, se ci arriverò, ma spero, mi incazzerei se non ci arriverei, perché insomma dopo tutta la fatica. Però alla fine dobbiamo comunque approfittare di quelle che sono le nostre capacità e potenziarle, perché tanti pensano che a 50 anni uno non riesca più a fare delle cose, ma a 50 anni ragazzi, a 60 anni. Abbiamo citato prima il magnifico collega Balducci, lui ha 67 anni, fa ancora delle cose che noi umani quasi non immaginiamo neanche. È È tutta veramente
una È solo una questione di questione di attenzione. costanza e di mentalità. Esatto, impegno, allenamento, si può fare tutto. Non ti sento più, Elena. Ok. Tornata, eccomi. Ok. Qui su Instagram si vedono, cioè, degli novantenni in formissima che si allenano, che fanno delle cose pazzesche. Quindi è semplicemente la questione di impegnarsi e di fare le cose. Fondamentale, i muscoli, no? Prima Valerio ha detto i muscoli. I muscoli sono prima di tutto una riserva di amminoacidi. Quindi, se non mangiate sufficiente proteine, il vostro corpo andrà a prenderle nei muscoli. Questa è una delle ragioni per cui invecchiando il muscolo viene consumato, perché se noi non diamo al corpo le proteine, mangiandole, gli amminoacidi essenziali, il corpo ce le ha bisogno, le va a prendere nel serbatoio. Questi, i muscoli sono il serbatoio degli amminoacidi. Quindi non abbiate Esatto, è paura una di mangiare proteine. sarcopenia questa cosa qui, la progressiva perdita di trofismo muscolare, cioè di massa muscolare, l'accorciamento anche dei capi muscolari, è la base anche di tutte le disabilità che conosciamo dell'anziano. Uno dei motivi principali per cui allenare la forza e tutte le altre cose che dicevamo è fondamentale proprio per evitare la sarcopenia, che è una delle cose che purtroppo, se non facciamo niente, ci arriverà per forza, come l'artrosi, come l'osteoporosi. Il controllo dell'infiammazione insieme a questo è un po' la base, almeno a mio giudizio, per un invecchiamento sano, perché l'infiammazione poi è la base di mille altre cose. Vabbè, adesso E ti lascio come si discutere. controlla l'infiammazione? Allora, qua si apre un capitolo molto ampio. Perché, diciamo, parliamo semplicemente di esami del sangue. Io ai miei pazienti, alla gente che seguo, richiedo anche prima della visita, senza conoscerli, richiedo naturalmente tutta una serie di esami che poi possiamo andare ad approfondire eventualmente con esami di secondo livello. Come esami di primo livello è sempre fondamentale richiedere, a parte gli esami di routine metabolici, io ci metto sempre la classica proteina C-reattiva, fibrinogeno, un D-dimero, metto anche sempre un parametro dimenticato dalla stragrande maggioranza dei medici, che è l'omocisteina, che è un parametro assolutamente fondamentale per capire tante cose, sia per quanto riguarda l'infiammazione, sia per quanto riguarda la predisposizione a un rischio cardiovascolare, perché un'omocisteina alta è un rischio cardiovascolare. Perché viene l'infarto alla gente che ha le arterie pulite, l'ictus che c'è, la carotide, che come mai gli è venuto questo infarto? Eppure coronarie indenni viene scritto nei referti. Guardiamo l'omocisteina, ragazzi, oltre che tutto il discorso dell'infiammazione, naturalmente. Guardiamo l'insulina, il grande assente di tutti gli esami di tutti i medici, insieme all'omocisteina, soprattutto l'insulina. Come fai a valutare un profilo glicemico, un quadro glucidico, tutte queste cose qua senza un'insulina? Glicemia, emoglobina indicata, va bene, ma l'insulina? Bisogna guardare poi tutta la parte dell'ossidazione. L'ossidazione, ci sono dei test molto precisi che ci dicono come è la nostra capacità di combattere l'ossidazione, cioè i radicali liberi. Che questo test si chiama BAP test, cioè barriera, diciamo, del nostro corpo contro i radicali liberi. E poi abbiamo il DROMS test, che è un test invece che ci dice quanti radicali liberi abbiamo nel nostro corpo, quant'è il nostro stress ossidativo. Abbiamo poi la capacità, questo è farò anche lì un pippone probabilmente di 6 ore, non di 40 minuti, sul discorso del colesterolo. Perché una delle tante cose che dovremmo anche approfondire sarebbe il discorso del colesterolo, ma semmai lo faremo un'altra volta. Ragazzi, soprattutto ragazze, nelle analisi, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, LDL, ok, ma si chiedevano 40 anni fa, bisogna chiedere il colesterolo, bisogna sapere se è ossidato questo colesterolo, se è glicato questo colesterolo, se a proposito di omocisteina è omocisteinizzato questo colesterolo, se è il colesterolo alto. Ma chi se ne frega? Bisogna vedere che colesterolo è. Il colesterolo cattivo, LDL, è preistoria. Bisogna fare controllo dello stato ossidativo del colesterolo, dello stato di glicazione del colesterolo e quanto omocisteina ci ha attaccato a questo colesterolo. All'inizio parlavamo di questi AGE, di questi compositi glicati.
parlavamo dello stress ossidativo. Il colesterolo è pericoloso quando è legato a queste cose qua, non il famoso colesterolo totale. Dare le statine a uno che ha 202 di colesterolo non serve a una mazza, e neanche se ha 260, se poi non ha uno stress ossidativo, serve solo a dargli gli effetti collaterali delle statine. A parte che le statine, anche lì chiudo la parentesi perché per me andrebbero abolite. Bisogna guardare queste cose qua. È qua che andiamo a vedere innanzitutto un'infiammazione e poi uno stress ossidativo. Voi immaginate l'infiammazione e lo stress ossidativo come due pattinatori, si dice così, sul ghiaccio che si sono sincronizzati tra di loro, ma purtroppo non sono così belli da vedere, sono malefici questi due pattinatori. Bisogna cercare di fermarli, di contrastarli, bisogna cercare di combattere queste cose per il rischio cardiovascolare, non il colesterolo 202. E com'è che Scusi. si fa a combattere lo stress ossidativo e l'infiammazione? Beh, la prima terapia è l'attività fisica, per esempio. Poi abbiamo naturalmente tutta una serie di regole, che non sono regole, ma sono consigli riguardanti proprio lo stile di vita. Si parla, se sei stressato, ti può venire aumentare lo stress ossidativo. Perché? Perché il cortisolo ti aumenta, questa cosa qua, perché riduce la funzione del sistema immunitario, eccetera, eccetera. Poi abbiamo naturalmente dormire bene. Se dormi male e dormi poco e non hai una regolarità, una buona igiene del sonno, aumenta il tuo stress ossidativo, la tua infiammazione. Se poi anche hai delle dipendenze non proprio salutari, senza citare fumo e alcol, ma anche magari addirittura delle relazioni tossiche, hai qualcuno, una dipendenza affettiva, hai qualcuno che non ti fa bene alla salute, non ti fa bene alla salute, è vero in tutti i sensi perché aumenta anche quello il tuo stress ossidativo. Io ci metto poi anche sempre quello che chiamo sistema di coinvolgimento sociale, cioè la nostra socialità. La nostra voglia di uscire, la nostra sensazione di stare bene insieme alle persone, la nostra sensazione di avere un ruolo è anche quella fondamentale un po' per la nostra emotività. Ricordiamoci che un po' l'approccio base di tutto questo si chiama PNEI, psico-neuroendocrino-immunologia, dove la P non è a caso messa per prima. Noi siamo emozioni e le emozioni regolano i nostri ormoni e i nostri ormoni sono quelli che decidono se stiamo bene, se stiamo male, se siamo contenti, se siamo tristi, se abbiamo fame, se non abbiamo fame. Cioè alla fine parte un po' tutto da qui. Potrei farti il pippone poi dell'asse intestino-cervello, ma lasciamo perdere. Quindi, in generale, gli argomenti di cui parliamo spesso, appunto, allenarsi, mangiare bene, dormire bene, eccetera, cercare di vivere in un ambiente piacevole, giusto? Cioè amici, lavoro, famiglia, tutto questo chiaramente ci aiuta a stare meglio. Tra l'altro, se non sbaglio, avevo letto una cosa, sai che adesso si parla tanto delle Blue Zone anche per quel documentario che c'è su Netflix, che vabbè, no comment. In realtà io lessi che il fattore più importante di queste comunità era proprio la comunità stessa, cioè i rapporti sociali tra le persone, perché alla fine Assolutamente. siamo animali sociali e Si parte quindi. sempre da lì, da come perché siamo arrivati al 2023? Siamo arrivati al 2023 dopo milioni di anni di evoluzione e la nostra evoluzione comprende anche l'aggregazione in tribù. Il nostro DNA ha dentro di sé scritto il fatto che siamo fatti per aggregarci, per sopravvivere. Noi non siamo la specie animale più forte o più intelligente che è mai esistita sul pianeta Terra, siamo quella che si è adattata meglio e a tutte le intemperie, carestie, ere glaciali. Noi siamo sopravvissuti proprio grazie alla nostra capacità di adattamento. Alcune specie si sono estinte, altre no. Proprio in relazione a questo. Riuscire ad adattarsi è la nostra specialità. Purtroppo ci richiede qualche migliaio di anni di solito, però piano piano ce la facciamo. Senti, ti va di rispondere a qualche domanda? Allora, alla prima Perché rispondo. abbiamo tralasciato tutta la parte interessante, magari anche di una nutraceutica, antinfiammatoria, Sì, antiossidante, ma però magari allora, faremo una diretta apposita. la nutraceutica è un po' particolare perché è molto personalizzata. Io Certo. eviterei di parlare di integratori perché poi la gente va, li compra e magari non ce li ha bisogno. Eh sì, è esattamente quello che mi succede ogni giorno.
E quindi, cioè, se volete prendere degli integratori, andate da una persona, cioè uno specialista tipo Valerio, capite qual è la vostra condizione e iniziate a prendere gli integratori, che poi magari non è che dovrete andare avanti tutta la vita a prendere sempre gli stessi Lo integratori. scopo è prendere meno roba possibile, ragazzi, mantenersi in salute il più possibile e non aver bisogno di nulla, specialmente possibilmente di farmaci, e soprattutto non aver bisogno di medici. Vediamo. Allora, la prima domanda, dove riceve? Riceve a Chiavari, ma fondamentalmente la maggior parte delle persone le riceve online. Sul sito di Valerio, che è valeriosolari.com, Giusto. sono riaperti gli appuntamenti. Sì, li ho aperti proprio Approfittatene perché ieri. non Sì, resteranno aperti molto, giusto? perché facciamo così per, come dicevo prima, per non dare appuntamenti tipo 6-7 mesi dopo, riempiamo 2-3 mesi, poi chiudiamo le agende e si Sembra fa la per la prossima. dottoressa Tomasi in versione uomo. Sì, salviamo la diretta. Ecco, per noi pazienti diabetici di tipo 1, perché nessuno ci aiuta? È vero, non si parla mai dei pazienti diabete tipo 1. In realtà sì, se non se ne parla semplicemente per un discorso numerico, perché il diabete di tipo 2 è la malattia probabilmente cronica più diffusa nell'Occidente insieme all'ipertensione, e di diabete 1 se ne parla meno per un discorso proprio numerico. In realtà tanti consigli utili per il diabetico di tipo 2 sono naturalmente validi per il diabetico di tipo 1, anche se naturalmente l'approccio è diverso, c'è comunque la necessità di un'insulina e va gestita anche questa insulina. Il discorso dell'alimentazione è molto sovrapponibile, anche perché in generale sia il diabetico di tipo 1 che di tipo 2 possono avere enormi benefici con le cose che dicevamo prima, anche perché una cosa molto importante da ricordare è che la chetosi, per esempio, se parliamo di una super low carb, quindi chetogenica, la chetosi inibisce la glicazione, quindi andiamo anche qua in ottica anti-invecchiamento, anti-infiammazione. Quindi in realtà tante cose sono sovrapponibili, però sul diabetico di tipo 1 è molto ancora più importante che nel diabetico di tipo 2 personalizzare il rapporto, l'intervento, chiamiamolo così. Parlate inglese e avete il diabete di tipo 1, compratevi questo libro. Lui è mitico dottor Bernstein. Lui è un diabetico di tipo 1 che a un certo punto ha iniziato a misurarsi la glicemia e ha notato che la glicemia aumentava quando mangiava carboidrati. E quindi ha detto: aspetta, diminuiamo il contenuto dei carboidrati della mia alimentazione. E da lì è stato molto meglio perché. Cioè, purtroppo il problema è che l'insulina fa male a tutti, cioè troppa insulina causa problemi a tutti, quindi anche L'insulina è tutto. proinfiammatoria, l'insulina è catabolica, l'insulina va a creare uno squilibrio ormonale di tanti altri ormoni se in eccesso, dovendo assumere in forma esogena, cioè dovendo fare delle iniezioni o comunque prendendo insulina dall'esterno, non è facile gestire le reazioni, le conseguenze, che però bisogna scegliere: o prendo l'insulina e ho le conseguenze, o non la prendo e non vivo. Naturalmente si sceglie la prima opzione. Per questo dicevo prima, è ancora più importante la personalizzazione in una situazione del genere. Tantissime domande sull'osteoporosi. L'osteoporosi è una delle tre condanne a cui siamo più o meno tutti condannati con l'età, insieme ad artrosi e insieme anche artrosi, osteoporosi e sarcopenia sono le tre, diciamo, cose che dovremmo cercare di combattere il più possibile. Sull'osteoporosi possiamo fare tantissimo, perché va innanzitutto guardato un po' qual è il profilo, le analisi, da cosa si parte, si fa la classica densitometria, la MOC, come viene chiamata, si crea un punto di partenza. Da lì si può intervenire, naturalmente, a seconda di eventuali carenze o necessità. Classicamente la vitamina D è fondamentale, ma sulla vitamina D, anche lì c'è un altro pippone sul mio canale YouTube sulla vitamina D, quello dura un po' meno, in realtà 20, quasi mezz'ora. Però lì è la base. Fare una prevenzione, io mi occupo soprattutto di questo, di prevenzione, riguarda
anche l'osteoporosi riguarda anche l'assunzione di dosi adeguate di vitamina D. Io vedo esami da laboratori di tutta Italia che hanno tutti i loro range diversi. Molto spesso la vitamina D è data buona come superiore a 30, in realtà non fidatevi ragazzi, dovete arrivare almeno a 50, 80, 90, anche di più a seconda delle situazioni, perché è lì che abbiamo i veri benefici della vitamina D. E se vogliamo contrastare l'osteoporosi dobbiamo partire da questo, poi bisogna parlare naturalmente dell'attività fisica. La prima strategia per prevenire l'osteoporosi qual è, Elena? L'attività fisica. Il sollevamento del peso in particolare. Cioè, sì, c'è cioè qualcosa che crei. Esatto, sollevare un peso sollecita le nostre ossa e questo fa sì che ci sia un segnale che porta al desiderio delle nostre ossa di essere più solide. E poi bisogna ricordare che oltre alla vitamina D bisogna parlare anche di K2 perché poi il discorso è molto lungo sull'osteoporosi, però si parte un po' da questo, ecco. E le proteine sono importanti? Proteine sono assolutamente importanti perché se noi parliamo di attività fisica, lo dicevamo prima, va sempre mantenuto un adeguato apporto proteico. Poi non dimentichiamo che un giusto apporto proteico è quello che serve proprio per mantenere, per gestire anche le nostre funzioni e quindi anche per mantenere in funzione le nostre ossa e per mantenere quindi attivi meccanismi di consolidamento dell'osso. Noi abbiamo una continua lotta, tra virgolette, tra le cellule che tolgono osso e le cellule che mettono osso. Noi dobbiamo fare il tifo, senza esagerare, su quelle che mettono osso e non lo tolgono. Per le malattie autoimmuni è necessario togliere il glutine? Il glutine è un capitolo enorme, tu saprai Elena della storia del grano creso, il motivo per cui i celiaci o comunque i sensibili al glutine si sono moltiplicati negli ultimi 40 anni è perché noi stiamo mangiando, anzi quasi tutti stanno mangiando un tipo di grano che è stato modificato non geneticamente ma quasi, è stato bombardato da raggi gamma e negli anni 70 diciamo il contrario dell'orgoglio italiano, è stato fatto in Italia questo. Questo ha consentito alle piante di grano di frumento di crescere, di essere molto più resistenti alle intemperie, quindi raccolti più abbondanti, e questo però ha moltiplicato la presenza di glutine all'interno di questo tipo di frumento. Il frumento antico è molto meno carico di glutine. E il glutine è una proteina infiammatoria e è una proteina che va a generare tante possibili condizioni a seconda di come sta il nostro intestino. Il nostro intestino ha il famoso microbiota, a seconda di come sta il nostro microbiota, di com'è la permeabilità del nostro intestino in particolare, possiamo avere una reazione infiammatoria dovuta al glutine. Questo glutine può creare uno stato infiammatorio cronico a livello intestinale e questo si può tramutare anche in un rischio di autoimmunità. La causa più frequente di tiroidite, di Hashimoto, è un problema intestinale. Questo sembra la scoperta dell'America, ma si sa da tempo. Cioè il problema della quella che si chiama cross-reazione o mimetismo molecolare dovuto a un'infiammazione cronica, soprattutto intestinale, è la base della formazione di tante patologie autoimmuni. Perché chi ha la tiroidite di Hashimoto spesso ha anche altre patologie autoimmuni? Perché c'è un serbatoio che continua a alimentare questo, diciamo, cortocircuito che può provocare anticorpi contro nostre parti del nostro corpo. Vabbè, qua, mi spiace se c'è qualche professionista che seguo, mi scuso per la semplicità e la banalità dell'argomento trattato, ma è per far capire a tutti. Cosa vuol dire medico funzionale? Medico funzionale è una definizione, un po' io non sono un grande amante delle definizioni, ma si riferisce un po' a un approccio, diciamo, completo alla salute. Il grande problema un po' della medicina generalista, anche come dicevamo all'inizio, è anche quello di essere estremamente settoriale. Il cardiologo ti guarda il cuore ma non ti chiede come dormi, il gastroenterologo vede se c'hai un problema dell'intestino ma non ti chiede neanche cosa mangi a volte, o ti dice solo non mangiare questo ma non va a chiederti appunto tutta un'altra serie di informazioni, quanto sei stressato, quanto sei contento, eccetera. La medicina funzionale o integrata o anche medicina di precisione, io tengo molto a chiamarla anche così proprio per la precisione in cui si cerca di fare un intervento,
o anche medicina con un approccio, chiamiamolo olistico, olistico nel senso medico del termine, non nel senso fuffoso della parola, è una parola di cui si sono appropriati tanti santoni, eccetera. Olistico vuol dire che guarda tutto, vuol dire che include tutto, tutta la salute dell'uomo, a partire appunto dalle emozioni, sino a tutto quello che ne consegue dal punto di vista ormonale, eccetera. Un medico funzionale si occupa dell'essere umano in toto, va a vedere tutte le varie possibili funzioni o non fun disfunzioni, squilibri, per dare una causa a un problema, non per dire c'hai sto sintomo e ti do sta medicina, ti nascondo il sintomo e siamo finiti, è finita lì. La presunzione che ho io, a volte anche ci azzecco, è quella di andare alla causa del problema. E risolvendo quella si evita tutto un percorso magari anche di 30 anni di terapie croniche che possono solo che peggiorare l'aspettativa di vita. Già, cioè non risolvono il problema e peggiorano altre cose. Assolutamente, l'esempio del colesterolo, assolutamente. A parte che dare una statina non solo non risolve un problema, ma lo peggiora e ti dà gli effetti collaterali di un farmaco. Ma lo scopo, diciamo, di questo approccio alla medicina, che è la vera medicina, qua lo dico forse con presunzione, ma è così, ragazzi, la vera medicina è questa: prevenire e non far ammalare la gente, non farla ammalare e vendergli 30 anni di farmaci. Questo è abbastanza chiaro come discorso. La vera medicina è occuparsi della salute, non della malattia. Mi dispiace magari ripetermi, per chi mi segue spesso, ma sono concetti a cui tengo molto e che sono sicuro tra 20 anni verranno ripresi, ma non perché sono io un pioniere, c'è molta gente più brava di me. Però ti cito questa cosa molto carina. Sono stato sabato a Milano a un congresso, c'era un professore molto importante che ci parlava di terapie di un certo tipo e ci diceva: io ragazzi nella mia carriera ho assistito che scoprivamo una cosa e poi dopo 20 anni se ne accorgevano, scoprivamo un'altra cosa e dopo 20 anni entrava di dominio pubblico della medicina. Cioè sembra ci sia una latenza di 20 anni a questo punto tra vedere che questa cosa fa male o fa bene e accorgersene. Io non ho dubbi che tra 20 anni si utilizzeranno molto facilmente certi tipi di alimentazione. Si parlerà di ossidazione, cioè non è che siamo dei pionieri, è che purtroppo quando tutto viene gestito da tutta una serie di meccanismi, non voglio adesso essere radiato dall'ordine e mi fermo, ma quando ci sono tutta una serie di meccanismi e di interessi, purtroppo queste cose si fa fatica a divulgarle, ecco. Sì, allora, qualcuno, non faccio nomi, ha pubblicato una ricerca che sostiene che le uova non vadano bene in caso di tiroidite di Hashimoto. Cosa ne Allora, se noi pensi? prendiamo diciamo, il punteggio infiammatorio degli alimenti, perché naturalmente ogni alimento ha un suo punteggio infiammatorio, poi ci sono diverse tabelle, teorie, libri, eccetera, le uova tendenzialmente vengono messe un pochino come pro-infiammatorie, però io non quando si parla di un problema di questo tipo non vado a levare uova, vado a levare soprattutto latticini, glutine, legumi, eccetera, poi dipende dalle situazioni. La cosa fondamentale poi far passare anche questo è un concetto basilare di ogni mia visita è i cibi raffinati, ragazzi, confezionati, la plastica, microplastica, interferenti endocrini, chi più ne ha più ne metta. No, queste sono troppo specifiche, ragazzi, cioè non si può rispondere a queste domande così specifiche in una diretta. No, troppe domande specifiche, quelle le abbiamo fatte tutte. Con il colesterolo a 280 lo diceva prima, il colesterolo non vuol dire niente da solo, bisogna guardare le cose Per citare intorno. Purtroppo un siamo. professore che a proposito che ho seguito in qualche congresso, lui dice sempre: è anche toscano, quindi gli viene molto bene. Io non ho l'accento toscano, non voglio fare figuracce, però lui dice sempre: c'è un colesterolo alto e chi se ne frega? Cioè, lui fa un discorso relativo sempre a quello che vi dicevo prima, all'ossidazione, all'applicazione. Non serve più. Ho fatto anche un video apposta sul mio canale YouTube in cui parlo dei nuovi esami del colesterolo, ma in questo video dico anche: ragazzi, vi parlo del colesterolo ossidato,
dell'LDL ossidate da studi del 2001-1998. A proposito dei 20 anni, adesso si inizia un po' a parlarne sempre di più, per fortuna, e speriamo che tra 10 anni si parlerà di antiossidazione, antinfiammazione e non di statine. Ma senti, Valerio, non credo, perché le statine fatturano troppi soldi. Scusa Valerio, ma tu come hai fatto a scoprire queste cose? Studiando, cioè non è che sono, ho scoperto, non ho trovato i libri neri segreti della medicina. No, però Si studia, sei uscito, tu spiegano. quando, però aspetta, tu quando ti sei laureato ti avranno insegnato le stesse cose che hanno insegnato a tutti gli altri medici, giusto? Certo, però facendo anche alcuni, io ho fatto master, vari corsi, formazione, cioè il percorso, alla fine un medico, se non lo dico perché lo faccio io, ma in genere un medico se non continua a studiare, utile continuare a lavorare, beh, questo lo dico molto chiaramente, però le cose si evolvono, le conoscenze si ampliano, bisogna anche selezionare le fonti perché la maggior parte degli studi tutti adesso vanno su PubMed, c'è gente che io faccio un video, arriva uno, il signor Carlo che magari fa l'ingegnere e mi scrive, no, su PubMed c'è scritto il contrario. Premesso la scorrettezza di questa situazione. Su PubMed bisogna anche saper leggere gli studi, conflitti di interesse, chi li ha fatti, come sono stati fatti, qualcuno mi Livello viene a di dire evidenza livello scientifica. di evidenza scientifica, è quello studio che magari si contrappone a quello che ti ho detto, cioè 24 persone invece che 600.000, cioè bisogna anche un attimo ampliare, bisogna che lo faccia sostanzialmente un addetto ai lavori, poi per carità ognuno si può informare, specializzare, per fortuna che è così, però bisogna anche, come dicevamo all'inizio, fare una selezione corretta delle fonti. Poi io sono sempre stato, come dicevo all'inizio, un secchione, un nerd, mi piace, approfondisco, ho maestri, ho persone che mi hanno dato tanto e io non passa giorno che non sono lì a guardarmi qualcosa. Cioè adesso domani sera faccio un webinar per la Società Italiana di Fitness Alimentazione su argomenti che posso, insomma, meglio della Divina Commedia, ma io ieri sera mi sono riguardato con tutta una serie di cose, cioè non ci si ferma mai, cioè è così che si dovrebbe fare. Certo, perché la conoscenza continua ad evolvere e quindi quello che magari ritenevi corretto ieri, oggi esce uno studio e dici, ah no, guarda, c'è questo pezzettino in più, oppure non avevamo capito questo passaggio, Ma quindi. poi la cosa che manca alle persone, che è anche la clinica, nel senso, chiunque può leggere, studiare, fare, però la cosa che differenzia un po' anche un professionista, ma qua non lo dico, parlo in generale, è seguire una persona, un paziente, è lì la differenza, avere la propria esperienza clinica. Se io mi sono laureato 13 anni fa, anche se sembro più giovane, ma questo tengo a specificarlo, però mi sono laureato 13 anni fa e sono 13 anni che vedo gente e quindi questo ha un valore molto più grande di quello che è lo studio su PubMed che c'è scritto così. Questo fa veramente la differenza, ecco, anche tra medico e medico. Non è solo il pezzo di carta, è proprio l'esperienza. Pensi che si possa guarire dalla tiroidite di Hashimoto? Allora, c'è uno studio che tirerò fuori proprio domani sera in questo webinar, in cui c'è stata una remissione, di tante persone proprio con uno, l'eliminazione del glutine e due, anche un'attenzione al microbiota. Proprio per le motivazioni che citavo prima sull'importanza della salute del microbiota, che possiamo definirlo un organo aggiunto al nostro corpo, possiamo, avere delle remissioni in alcuni casi. Non significa guarire, non significa che questo vale per tutti o per tutte, ma è una strada sicuramente molto interessante. Il glutine va nella direzione che dicevo prima, cioè nella riduzione dell'infiammazione. Curare un intestino che invece che essere un muro bello stretto è diventato un gruviera, la mucosa, intendo, la mucosa intestinale, fa tanto anche quello. E poi seguire uno stile di vita, chiamiamolo in maniera un po' volgare, antinfiammatorio, fa tanto, l'attività fisica fa tanto. Ci si può lavorare, non si può avere la certezza, ma si può fare tanto anche solo con uno stile di vita adeguato, alimentazione, eccetera, e senza farmaci. Però, ripeto, questo è nella teoria, poi va sempre visto il singolo caso. Possibile smettere di prendere le statine? Io lo riterrei un dovere, poi va anche lì selezionato il caso clinico. Le statine
distruggono il coenzima Q10, ragazzi. Il coenzima Q10 è fondamentale per il nostro corpo, per i nostri mitocondri. Sono più pericolosi. Che domande interessanti adesso che avete scritto, bravi. Allora, sono più pericolosi i trigliceridi alti o il colesterolo? I trigliceridi alti sono indice o di una dislipidemia familiare o soprattutto di un'alimentazione non corretta. Io mi concentrerei soprattutto su quelli e non sul colesterolo totale. Tu sei d'accordo che il rapporto... Non mi ricordo mai, trigliceridi diviso HDL o HDL diviso Trigliceridi diviso trigliceridi? HDL. Sì. Quello lì è un parametro fondamentale. Ok. L'HDL è quello che viene. Io odio queste definizioni, ma quello che viene definito colesterolo buono è un parametro molto importante da ricercare nelle analisi proprio per fare anche il rapporto con i trigliceridi, perché il rapporto ideale sarebbe intorno a 1, diciamo così, però molto spesso c'è uno squilibrio a favore dei trigliceridi. Io vedo spesso anche un 160 di trigliceridi, tutti i laboratori lo identificano come normale e invece non lo è. E avere un 40 di HDL viene considerato normale e invece non lo è. E allora il mio intervento, un intervento di professionista può essere quello di riequilibrare anche questo rapporto qui. Questo è un altro indice sicuramente importante per un rischio cardiovascolare, così come lo è anche, per esempio, il rapporto apolipoproteina 1 e apolipoproteina B, che questi sono esami che uno dice, esami che si possono fare in quasi tutti i laboratori, quello del colesterolo ossidato si fa un po' più fatica, ma ci sono tutta una serie di indici molto più interessanti che stare a vedere il colesterolo cattivo, che ormai, come dico nel mio video, mi fa venire la nausea. Malattie neurodegenerative, qual è la causa secondo la medicina funzionale? È l'infiammazione. Permesso che c'è sempre una componente genetica, per quanto possa essere un 15-20% di rischio, il restante 80-85% è relativo a come conduciamo la nostra vita, soprattutto dal punto di vista alimentazione, dal punto di vista infiammazione. Noi possiamo fare tanto in prevenzione da questo punto di vista. La formazione, per esempio, nell'Alzheimer, di tutte quelle molecole che si chiamano beta-amiloide, che sono le responsabili ormai acclarate della malattia di Alzheimer, sono favorite proprio da una neuroinfiammazione cronica che dura tanti anni. E quindi agire in senso preventivo su questo, sia con lo stile di vita adeguato ed eventualmente il giusto apporto nutraceutico, può dare enormi probabilità di prevenzione, però non è un 100%, sia chiaro, ma in una persona con anche adesso un settantenne che inizia a dire, magari che c'ha qualche minimo sintomo, lì è un po' tardi magari per intervenire, ma possiamo allungare molto il periodo di cioè rallentare molto la situazione. Se è la persona con determinate caratteristiche, questo non vale per tutti, mi raccomando. Qual è l'alimentazione più appropriata da seguire in gravidanza, secondo te? Allora, lì saltano un po' gli schemi, perché naturalmente un discorso di chetogenica, low carb, paleo, digiuno intermittente salta tutto. Diciamo, la classica alimentazione adatta per una donna in gravidanza è la vera dieta mediterranea, chiamiamola così. Quella sicuramente può essere la strada giusta, anche qua andrebbe ovviamente valutata la situazione, eccetera, però in generale possiamo dire così, dieta mediterranea, però quella ancestrale, non quella di oggi che ci mangiamo 6 kg di pane al giorno. La dieta mediterranea comprende un buon rapporto di proteine, come dicevamo prima, una componente di carboidrati che può essere anche un 20-30%, ma stiamo parlando di carboidrati integrali, stiamo parlando di riso integrale, stiamo parlando di cibi non raffinati in questo caso. Ricordo che vanno sempre messi alla fine del pasto, questa è una cosa anche molto carina da ricordare, proprio per ridurre l'indice glicemico, cioè il rischio più che altro di alzare la glicemia, e il giusto rapporto anche di grassi. Il nostro corpo, anche quando viene formato all'interno della pancia della mamma, nonostante tutte le conoscenze attuali, per me rimane il miracolo più bello, la nascita della vita. Adesso vabbè, questa è una cosa mia personale. E avere a disposizione i giusti nutrienti per la crescita è fondamentale. Stiamo parlando di grassi. I grassi costituiscono tutte le nostre membrane, ragazzi, le membrane fosfolipidiche, gli ormoni, quasi tutti gli ormoni derivano dal grasso.
e avere il giusto apporto proteico per i tessuti, per fare la struttura, diciamo, sono queste le cose che servono. E poi l'apporto naturalmente energetico e di fibre per la crescita e poi a seconda delle situazioni, un discorso anche di vitamina B9, vabbè, lì si vede a seconda dei Ieri ho casi. visto un reel che mi è piaciuto un sacco di un americano dove parlava delle fibre. A un certo punto dice: scusate, siamo tutti d'accordo che il latte materno sia l'alimento perfetto per crescere un piccolo essere umano? Dove sono le fibre lì dentro? Mi ha fatto morire, guarda, fantastico. Comunque, i trigliceridi troppo bassi sono un problema? Allora, dipende perché se c'è un trigliceride troppo basso potrebbe essere uno sbilanciamento anche lì dell'alimentazione, perché potrebbe essere un discorso in cui effettivamente avere 000 carboidrati, per esempio, anche lì potrebbe non essere diciamo, molto salutare. Ci vuole il giusto rapporto a seconda della persona. Lì, adesso ho dato una risposta molto generica, ma andrebbe visto anche ovviamente avrebbero visto gli altri parametri, perché se abbiamo comunque gli altri parametri della norma, avere molto bassi quanto, ecco. Aspetta, ce n'avevo ancora una, l'ultima. È corretto dire che i pazienti di diabete di tipo 1 devono stare attenti perché il loro colesterolo è comunque sempre glicato? È una domanda un po' troppo generalizzata, però questo è dipendente dai livelli di glicemia media nel sangue, perché fondamentalmente il colesterolo glicato si crea nel momento in cui c'è un eccesso di glucosio, di zucchero nel sangue, cioè la glicemia, se abbiamo una glicemia compensata, non c'è un enorme rischio di colesterolo glicato, anzi, così come si guarda soprattutto poi l'emoglobina glicata, che è quello parametro che viene richiesto classicamente in queste situazioni ed è un indice anche che ci può identificare la possibilità, ci può quantificare anche un'immagine, diciamo, di colesterolo glicato o anche di collagene glicato, perché anche quello bisogna ricordarlo. Io ci tengo a ricordare il nostro buon No, aspetta, collagene. due domande. Scusa, ma il colesterolo glicato, cioè il colesterolo non è ossidato, si può anche glicare? Il glucosio si può attaccare potenzialmente a qualsiasi proteina o lipide. Il colesterolo ha comunque la possibilità di attaccarsi, o anzi, lo glucosio, diciamo meglio, la possibilità di attaccarsi al colesterolo. Anche quello è un fattore di rischio in ottica preventiva cardiovascolare. Tendenzialmente si misura soprattutto quello ossidato perché si fa comunque un discorso di emoglobina glicata quando si parla di glicazione. E anche non si va a vedere il collagene glicato per lo stesso motivo. Fondamentalmente qualsiasi nostra proteina può essere glicata, le nostre articolazioni. Quando parlavamo anche del nostro cervello, anche lì ci può essere una glicazione, che è quella proprio che genera la neuroinfiammazione. Sono questi composti che dicevamo all'inizio, AGE, che sono composti deformi, inermi, sono quelli che si creano anche quando cuociamo la carne sul barbecue, la famosa reazione di Maillard, è la reazione per cui la carne si abbrustolisce, o il pane tostato anche. Questa reazione si chiama glicazione, glicazione esogena, cioè fatta fuori dal nostro corpo. Questa reazione è quella che ci piace tanto con la carne magari cotta bene sulla brace, però è praticamente tutta una serie di cose che non ci fanno bene proprio perché sono tutte molecole glicate, tutti AGE, questi AGE. E mi dispiace perché comunque io adoro la carne fatta così, però questo è, e abbiamo la stessa reazione fondamentalmente all'interno del nostro corpo, cioè il legame, diciamo, disfunzionale tra proteine e glucosio. È una reazione che non produce energia, non c'è ATP ed è quindi una reazione inutile e anche dannosa, perché poi questi AGE si depositano, si accumulano nel nostro corpo. A proposito di neurodegenerazione. Ma scusami, una domanda. La reazione di Maillard, no? Allora, io posso capire il problema della glicazione delle proteine quando le proteine sono vive, cioè le dobbiamo usare perché le proteine devono avere una conformazione tridimensionale. Ma perché è un problema anche quando sono morte, cioè in un pezzo di carne? Cioè, se si glicano le proteine, perché è un Perché problema? si depositano dove non si dovrebbero depositare. Lo stesso motivo per cui l'eccesso di zucchero va a depositarsi, non si sa dove metterle, vanno a finire da qualche parte. Perché
perché corpo non si fa riesce a fatica digerirle? ad eliminarle. Sono dei composti inermi che sono, immagina una roba appiccicosa, perché fondamentalmente questo è roba appiccicosa che si può appiccicare a livello cellulare e non è facile eliminarli. La gran parte, per fortuna, li eliminiamo, li smaltiamo. Però si possono depositare, come succede anche all'acido urico, come succede anche un po' a tutte le precipitazioni, c'è una precipitazione fondamentalmente, si chiama così. Molto interessante. Bene, allora, io direi che sono Dispiace che quasi. non mangerete più carne sulla brace, ma no, Io io la la mangio lo mangio lo stesso, stesso. tolgo tutte le altre cose e me ne fotto, va bene? Sì, Tanto. anch'io. Ragazzi, abbiamo parlato di tante cose belle, ma bisogna anche vivere in Cioè, questo io me mondo, ne quindi non è. frego, mi Non è dispiace, io la che carne pretendo, faccio la anche per i miei reazione di pazienti, Maillard. non è che pretendo la luna, si può fare lo sgarro, si può concedersi qualcosa, l'importante su cui punto tanto è installare, come dico sempre, la giusta abitudine, lo giusto stile di vita per avere comunque tutta una serie di comportamenti funzionali e non disfunzionali. Poi se siamo in forma, stiamo bene, abbiamo un buono stress ossidativo, nella norma non abbiamo, cazzo, facciamocela sta grigliata, cioè, e mangiamoci una volta tanto, me la so mangiata una pizza un mese fa, cioè, per carità, posso permettermelo. Ormai ho il peso dei 20 anni, quindi posso permettermelo. Anche se la puoi mangiare magari anche più spesso, no? Però Sì, insomma. ma per me è un discorso anche proprio di stile di vita. Sto bene così, chi me lo fa fare di cambiare? Certo, anche perché poi quando mangi la gente non si rende conto di una cosa, perché è sempre stata abituata a mangiare male e quindi è sempre stata abituata a stare in un certo stato mentale e fisico. Quando poi inizi a mangiare bene e un giorno mangi male, cioè ti rendi conto il giorno dopo e ti dici, ma chi me lo fa fare? Io non mi ricordo. Ultimamente sono stata a casa, ti giuro, non mi ricordo cosa ho mangiato. Forse proprio la pizza, il giorno dopo ero uno straccio. Certo, i tuoi batteri non vedevano l'ora di vedere una marea così, una valanga, uno tsunami di carboidrati, il santo grale della nutrizione praticamente. Si sono cibati alla grande, hanno fermentato, fanno tutte le loro fermentazioni e poi uno poi si sente annebbiato, gonfio, sono incinto di 7 mesi. Non è che il nostro corpo produce aria, lo producono i batteri, ragazzi. E se gli dai il nutrimento, loro fanno festa e fanno festa così, e poi chissà perché abbiamo tutto lo zolfo, le varie cose. Adesso non voglio entrare nello specifico, ma è tutto dipendente da lì. Allora, io su sta roba della carne, ragazze, io vorrei dire, cioè, Dissociarmi. no, se, non è che mi dissocio, però mi dico, ma perché allora, cioè, medici comunque bravi, no? Cioè, quelli che fanno la carnivore, che si mangiano tutti sta carne che non è bruciata, attenzione, non è bruciata, è Sulla caramellizzata. carnivore non ho nulla in contrario, assolutamente. Io parlavo solo della cottura alla brace. No, però io la domanda che mi faccio, Valerio, è: questi medici, no? Il dottor Kills, il dottor Baker, eccetera, che si mangiano praticamente solo questi pezzi di carne che li fanno alla brace, non bruciati, però con la reazione di Maillard. E allora lì dico, boh, forse magari è un mio bias personale, perché siccome io mangio tanta carne e mi piace di più cotta così, allora cerco di trovare delle scorciatoie. Non lo so. Il concetto base è che noi abbiamo parlato di tante cose a livello teorico e mi permetto di dire anche secondo tante ormai evidenze scientifiche, il concetto pratico è che noi in salute o comunque anche se non perfettamente in salute possiamo concederci, cioè noi abbiamo dei meccanismi di difesa per fortuna, abbiamo i nostri antiossidanti naturali, abbiamo i nostri sistemi per proteggerci da queste cose, abbiamo il nostro glutatione, la melatonina sempre che nessuno sa che è un potentissimo antiossidante, abbiamo anche la melatonina, abbiamo tutta una serie di molecole che ci proteggono da queste cose, quindi non è che se mangiamo moriamo o invecchiamo di 10 anni. Il concetto base, lo ripeto, è mantenere uno stile di vita corretto e coerente e costante, possibilmente usque ad mortem, come dice un mio caro collega, fino alla morte, per poi Che è potersi alla malvolio. fine concedere. Esatto.
per poterci concedere appunto qualche sgarro, perché ripeto, siamo umani, cioè alla fine dal punto di vista infiammatorio, antinfiammatorio, fa quasi più mangiare, farsi una bella cena in riva al mare con la persona a cui vuoi bene, che siete fa più quello e che magari si è mangiato una pizza, ma è talmente tanta beneficio ormonale, diciamo, di gratificazione da questo punto di vista, che alla fine digerisci meglio pure la pizza. Sembra un concetto scemo, ma funziona così, ragazzi. Cioè, alla fine, se noi abbiamo un po' tutti i meccanismi che funzionano e diciamo, li contorniamo anche da tutte le cose che ci fanno piacere, possiamo concederci qualcosa in più. Il benessere di farci una magnata, e facciamocela, però, ripeto, il concetto base è mantenere un po' la direzione. Senti Valerio, vogliono sapere tu cosa mangi, quindi raccontaci la tua giornata di oggi o di ieri, insomma, facci capire. Ve lo dico e poi vi dovrò salutare perché alle 3 ho il primo paziente. Sì, va bene, vai, veloce. Allora, cioè, dalla colazione alla Sì. cena, quindi io fondamentalmente sono abbastanza low carb e la colazione io di solito mangio, mi piace lo yogurt greco, ci metto un po' di avena a seconda dei casi, avena che sicuramente io posso permettermi di mangiare, alcuni magari no. Ci metto l'immancabile cioccolato perché io sono un cioccolato dipendente, ne ho parlato anche in un video. Ci metto l'immancabile frutta secca, a me piace molto metterci noci, mi piace molto metterci anche ovviamente le immancabili mandorle, anche lì sarebbe da dire trovare la frutta secca attivata, poi magari ne parliamo in privato e neanche è carino come discorso. Poi a pranzo, io adesso qua in studio mi sono mangiato un'insalata in cui c'era un po' di parmigiano stagionato, che è uno dei miei superfood, stagionato 48 mesi almeno, e mi sono mangiato l'insalata, qualche carotina, c'era anche le immancabili olive, ho bevuto acqua perché io non bevo, tranne qualche cena, non bevo alcolici, poi stasera non lo so cosa ci sarà perché fortunatamente riesco anche a organizzarmi, basta. Però sostanzialmente la cena più o meno è simile al pranzo, poi stasera sicuramente visto che ho mangiato poco, di solito metto un po' più di proteine a pranzo, però se mangio in studio mangio un po' quello che riesco a portarmi da casa. Mi mangerò sicuramente qualcosa, o carne o pesce, di nuovo un po' insalata, vediamo un po'. Io più o meno mangio così. E mangerò anche di nuovo il cioccolato, ragazzi, non riesco a farne meno. Quella è la mia debolezza. Cioccolato però, per favore, 85-90%. E anche di quello dovremo parlare, Elena, perché dovrò fare un ordine massivo. Tra l'altro c'è una novità in arrivo sul cioccolato, ti mi dirò. prenoto. E sì, lo yogurt sicuramente intero, vero? Intero, comunque greco 5%, io prendo quello lì. Lasciate perdere i Vitasnella 0% grassi, i grassi ci servono, ragazzi, i grassi buoni soprattutto ci Io servono. dico sempre, guardatevi, vedete dei carboidrati da qualche parte? Ecco. Tutto il resto ci serve. Ciao, grazie. È stato un piacere, Elena. Guarda, io mi diverto a fare dirette, oggi mi sono divertito particolarmente e questa diretta poi condividila anche con me che la metto sul mio profilo, naturalmente. E Certo. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito perché siete stati tantissimo, ho visto una marea di commenti, scritte varie e di tante cose di cui ho parlato, ne ho parlato anche nei miei video, ragazzi, su vari social, se mi faccio Ma l'autospot e no, faccio tutto da sé. certo. Tanto io dopo lo scrivo anche nella didascalia www.valeriosolari.com. Lì trovate. Lui ha chiaramente un profilo su Instagram, una bellissima pagina YouTube e sul sito potete, c'è il calendario adesso aperto per prenotare le visite che fa a Chiavari oppure online in tutto il mondo. Worldwide. No, è bravissimo Valerio, seguitelo, fa sempre un sacco di reel interessanti. Ringrazio. E organizziamo presto un'altra diretta. Quando vuoi, a me fa solo che piacere perché te l'ho detto, mi diverto e insomma possiamo parlare un po' più nello specifico di alcuni argomenti che abbiamo trattato oggi, per esempio il colesterolo, dove vivrò effettivamente mi bucheranno le gomme. Ma la macchina l'ho venduta, quindi problema risolto. Grazie Valerio. No, ti lasciamo andare perché sono le 3 ci Eh sta sì, lasciando devo il proprio paziente. andare tipo ora. Grazie a tutti ragazzi. E ci vediamo là. Grazie. Grazie Elena, è stato un Ciao, piacere. bye.
Ciao ciao.